Ecco, allora siamo davanti alla interfaccia di configurazione di MADVR. La prima cosa che salta all'occhio e che è da impostare riguarda la periferica che è collegata in HDMI, quindi il vostro display, che sia esso un videoproiettore oppure un display a emissione come un LCD, OLED e via dicendo. Allora, la prima cosa da fare è chiarire che cos'è il display attaccato. Vedete che qua ci sono delle varie possibilità che ovviamente fanno capo a tutto quello che può essere collegato a un HDMI del vostro HTPC. Vedete qua receiver, processor, switch, digital monitor o TV, digital projector, CRT projector e CRT monitor TV ovviamente sono desueti, ma comunque presenti in questa lista. Allora, vedete, qua siamo in presenza di un proiettore collegato in HDMI all'HTPC e quindi è selezionato Digital Projector. Ok? La seconda finestra su cui vanno verificate pochi parametri è quella riguardante le properties, cioè le proprietà del display collegato. Tipicamente si esce con livelli 0255 che permettono la riproduzione dell'intera gamma RGB. Di luminanza, il Native Display Bit Depth è semplicemente la profondità in bit dell'immagine, quindi tipicamente 8, 10 o 12, lasciatela pure in auto, è ottimo così. E poi il 3D Format, ecco, se il vostro display è in grado di visualizzare un formato 3D, potete tranquillamente lasciare in auto, se no, assolutamente metterete None. Questo è un proiettore che può visualizzare il formato 3D e quindi lo lascio in auto. Andiamo oltre, qua è la sezione dedicata alla calibrazione. Per calibrazione si intende tipicamente una 3D LUT generata per poter compensare i deficit o comunque le anomalie del vostro display o proiettore. Qua è già stata generata una 3D LUT che vedete caricata nel campo BT709 perché è una 3D LUT che riguarda lo spazio REC 709, tipicamente usato come ben sapete dalle sorgenti HD, e qui viene inserita automaticamente dopo che viene generata, se no appunto, la potete inserire manualmente. Qua di lato trovate la cartella appunto il sistema di esplorazione in cartelle che vi permette di andare a selezionare manualmente la 3D LUT da inserire. Andando oltre, questa finestra è dedicata al color gamma. Queste sono per interventi successivi alla calibrazione. Vi consiglio di lasciarli, se non sapete esattamente cosa state facendo, di lasciarla assolutamente con tutto zero, quindi in default, non selezionate niente di particolare. Questa invece è molto importante della sezione HDR. Qui assolutamente la scelta principe è quella di utilizzare la voce Tone Map HDR using Pixel Shaders. Questo praticamente significa demandare al MADVR il tone mapping dell'immagine 4K HDR. Ecco, vedete qua, minimum target, real display peak nits, qua mettete assolutamente il valore massimo di luminanza del vostro display, tipicamente il valore del bianco al 100%. Qua, color twist for fire explosion, lasciate pure su balanced, è assolutamente una scelta appropriata. Per highlight recovery strength, qua si può aprire un capitolo abbastanza importante di spiegazione. È piuttosto complesso, io vi suggerisco di lasciarlo su Very High, perlomeno con questa versione di MADVR che sto utilizzando, ma ci sono anche altre versioni che potete scaricare, diciamo potete, se volete sperimentare con questo parametro. Ecco, questa successiva voce, Output Video in HDR Format, questo praticamente serve solamente se voi volete mandare il vostro segnale video in formato HDR al vostro televisore. Tipicamente su un proiettore si evita questo assolutamente e quindi voi uscirete in SDR ton mappato dal vostro HTPC. Ecco, qui apply dynamic clipping, questo si intende la forzatura del clipping dinamico, lasciatelo pure su 100, è un'ottima soluzione.
e la target bit selection, questo è 1500, questo non andate oltre a meno che non state utilizzando un televisore che può veramente visualizzarvi moltissimi, che ha un valore nits molto alto, tipicamente tra gli 800 e i 1000 nits. In quel caso potete anche osare e andare su 4000, che è il valore, diciamo, quello di tetto massimo. Il no compression limit, anche questo è un discorso abbastanza complesso. Per proiettori questi valori sono abbastanza tipici. Questo 75 serve per dare un'immagine parecchio luminosa. Io personalmente, per mio gusto, vi consiglio di impostarlo se avete un proiettore su 100, se avete un televisore che quindi può darvi anche un'immagine ancora più luminosa, vi consiglio di metterlo tra i 120 e i 150. Però questo è tipicamente qualcosa che modula l'effetto HDR, quindi HDR, sull'immagine, e quindi va semplicemente molto a gusto della persona. Non c'è esattamente un giusto e uno sbagliato su questo parametro, si tratta di una questione di gusto, di quanto effetto HDR voi volete dare all'immagine. Più state alti e più c'è effetto HDR, quindi la gamma viene espansa sempre di più tra i neri e i bianchi più luminosi, però è anche vero che la luminosità media scende. Ok, questi altri parametri non li toccate, sono già ottimizzati. Screen configuration, questa serve se avete degli schermi particolari, quindi tipicamente schermi anamorfici, o volete mascherare dei bordi dell'immagine e quant'altro. Potete sperimentare con questa funzionalità a seconda dell'installazione e del tipo di schermo che avete, di lenti anche piazzate sul vostro proiettore. Questi sono profili video customizzati, ognuno creerà i suoi. Non ci dilunghiamo su questo aspetto, perché effettivamente sta ognuno poi, a seconda della propria scheda video, del proprio budget a disposizione, crearsi dei preset che riescano quindi a ottimizzare l'immagine a seconda del carico che la vostra scheda video, la vostra GPU può consentirvi, senza ovviamente perdere frame o andare in saturazione di carico di processing. Allora, nel mio caso, che ho una 580, in questo caso tu cosa hai fatto? Hai caricato un profilo standard o l'hai ottimizzato secondo la tua esperienza? La 580 permette di stare su un profilo medio-alto come processing, però non permette il massimo del processing, che di solito si ottiene una 5700 XT, per quanto riguarda la gamma fino alla provata. La gamma 6000 sicuramente avrà ancora un vantaggio da quel punto di vista, ma purtroppo, come ben sapete, certo, questo non è il momento storico per acquistarne una. Più avanti, però, scusa se insisto, sono rompicoglioni. Sì, ci mancherebbe. Cosa rinuncio quindi in questo caso con la 580? In questo caso si rinuncia effettivamente a molto poco. Quello che si rinuncia con la 580 è lo scaling da SD, quindi dei vecchi DVD fondamentalmente. Ma sti cazzi! Che per noi è un formato ovviamente obsoleto, per qualsiasi cultore del video di qualità ovviamente il formato SD non può essere visto come un elemento di qualità. Tuttavia esistono alcune persone che hanno collezioni importanti, magari di vecchi concerti in SD e quant'altro, li vogliono scalati al massimo delle proprie possibilità. In quel caso scalare da SD a 4K è molto impegnativo, quindi ci vogliono GPU molto molto performanti. Ok, per il resto invece filtri? Per il resto veramente si riesce a ottenere quasi completamente il massimo del carico dei filtri utili, perché poi è chiaro che qui ce ne sono tantissimi, ma solo pochi influiscono realmente sulla qualità d'immagine. Io personalmente ho sperimentato tutti i filtri a disposizione con gli occhi incollati allo schermo, con tanti contenuti e quant'altro, e nel corso dei mesi ho selezionato quelli che effettivamente danno un beneficio all'immagine e quelli che danno solo un carico alla GPU e aggiungono vantaggi assolutamente nulli, marginali, borderline, che neanche un occhio d'aquila riesce effettivamente a interpretare come vantaggiosi. Andiamo avanti. Questa è la sezione processing, ecco, qui è dove si mettono i filtri fondamentalmente. Questa è la sezione di interlaccio. Un utente può demandare il deinterlaccio a MADVR oppure demandarlo a un filtro esterno. Qui è demandato al filtro esterno. Tipicamente i LAV filter sono dotati di un deinterlaccio molto buono basato su YADIF e funziona spesse volte meglio rispetto a MADVR, che si appoggia al deinterlaccio della scheda video. Il deinterlaccio della scheda video, che è fatto in hardware,
cambia da versione driver a versione di driver. Ci sono delle versioni di driver che hanno degli interlacci bellissimi, altre versioni di driver subito magari successive che hanno dei interlacci difettoso. Noi vogliamo ovviamente sganciarci dalle problematiche dei driver delle schede video e quindi demandiamo il deinterlaccio alla parte, diciamo, al filtro, quindi si fa in software. Le GPU, cioè le CPU attuali sono ben in grado di sostenere un deinterlaccio fatto in software senza averne il minimo, senza avere minime problematiche di carico. Zoom control, questo funziona solamente, serve praticamente per zoomare l'immagine, quindi togliere le bande nere, però si tratta di interventi sull'immagine che sono irrispettosi dell'opera. Certo. Ognuno si comporti come crede, io ne sconsiglio l'adozione. Ti adoro. Image enhancement. Image enhancement sono le, diciamo, le aggiunte a livello di filtri che si danno all'immagine per renderla più piacevole. Allora, questi sono interventi che vanno fatti veramente con grano salis, cioè devono essere fatte con molta cura, in maniera proprio col cucchiaino, certo, diciamo così, col misurino. Anche perché, ricordiamolo, si rischia che si sommino a quelli magari che sono attivati di default nel display o nel proiettore, quindi maschere, certo, di contrasto, sharpness. Questo sicuramente, oltretutto, rischiano anche di andare a detrimento dell'immagine invece che migliorarla se uno non ne fa un uso assolutamente accorto. Io personalmente non li utilizzo. Questa invece è la sezione dedicata alla rimozione degli artefatti. La rimozione degli artefatti video invece è molto interessante. Praticamente tutti o quasi tutte le sorgenti video attualmente a disposizione in determinate scene hanno del banding. Il provare a ridurlo è un bene, sì, ovviamente deve essere fatto da filtri importanti. Quello integrato in MADVR con i settaggi medium come default e la forza in high durante i fade rappresenta veramente un ottimo settaggio, un ottimo setting che permette veramente di ridurre in maniera importante il banding nelle scene più problematiche, senza però andare a detrimento dell'immagine in alcun modo, nelle scene dove il banding non c'è, ovviamente. Ecco, c'è un'altra sezione, sempre nella sezione di rimozione degli artefatti, riguardante il ringing. Questo è presente in gran parte nelle sorgenti povere, quindi tipicamente sorgenti 720p o addirittura SD. Ne raccomando l'utilizzo solo nei profili dedicati a questo tipo di sorgenti, quindi di media. Ecco, un'altra sezione riduce gli artefatti da compressione. Gli artefatti da compressione non sono più o quasi più un problema per quanto riguarda le sorgenti H265, quindi 4K, non soffrono perciò degli artefatti di compressione, perché il codec con cui vengono compressi l'H265 è molto performante ed evita problematiche artefatti. L'H264 era un po' più prono a proporne, ma comunque in maniera molto, molto, molto comunque contenuta, se l'encoding era fatto bene, si intende. È chiaro che se uno lavora male in fase di encoding può ottenere anche dei risultati assai scadenti. Invece ovviamente per quanto riguarda le sorgenti che vengono dallo streaming oppure quelle in SD, quindi del DVD, è ovvio che queste sono piene di artefatti di compressione e si può utilizzare questa sezione per ridurli con efficacia. Questa sezione però ha un carico sulla GPU molto molto importante. Utilizzare la riduzione di artefatti di compressione alla massima qualità, vedete qua, low, medium, high, very high. Allora, la very high non introduce differenze sostanziali rispetto alla high, ma già la high ha un peso fortissimo. Questo tipo di processing è consigliato solo per chi ha almeno una 5700 XT. Se no, medium. Con medium una 580 ce la può fare. Ok, la sezione di upscaling è veramente la sezione principe di MADVR, è una delle sezioni più apprezzate, perché permette appunto di fare uno scaling all'interno del render MADVR veramente notevole. Anche qua l'intervento di tutti questi filtri durante la fase di upscaling, il tipo di upscaling che si decide di attuare, cioè l'algoritmo che si decide di implementare, e tutti quindi i parametri sono assolutamente
a disposizione per sperimentazioni da parte dell'utente, che a seconda della sua quantità di processing a disposizione, quindi della potenza della sua scheda video, può decidere di utilizzare dei processi più o meno pesanti. Ecco, io dal mio punto di vista vi posso solo consigliare di utilizzare questo algoritmo di SuperRes, che è utilizzato su sorgenti HD, tipicamente su 2, già fa un grandissimo lavoro e vi cambia veramente le carte in tavola nello scaling da 1080p, quindi da HD a 4K. Questi sono invece proprio gli algoritmi veri di scaling, questi erano appunto le rifiniture, questi invece sono gli algoritmi di scaling. Allora, diciamo che gli algoritmi di scaling più utilizzati sono gli NGU, che sono quelli più performanti. Anche questi hanno bisogno di una potenza della scheda video importante. Anche qui potete decidere se è MadVR che decide cosa utilizzare a seconda della potenza che trova, oppure di forzarlo voi su dei parametri che decidete di ottimizzare. A voi le sperimentazioni. Direi che non c'è molto altro da dire da questo punto di vista. C'è una sezione dedicata ai general setting, qui vi consiglio, se appunto Emilio può inquadrare la parte di schermo, di lasciarli come li vedete a video. Direi che come presentazione di MadVR generale possiamo finirla qui. Ecco, possiamo terminarla qui. Grazie Marco.